Basta. Credo che i risultati si contengano più in là nella notte, ma sono risultati enormi. Ma l'abbiamo detto, perché aggiungendo le due liste civiche che fanno riferimento a Iole e sono espressione del nostro movimento politico, superiamo abbondantemente il 20%. Questo è un risultato straordinario, arriviamo forse al 30%, quindi Casa della Libertà e la lista Fratelli Presidente, credo che sia una dimostrazione di come si possa ripartire dalla Calabria, dove lei si è impegnato in prima persona con una grande manifestazione a Tropea, un'altra qui alla Mezza Terme, quindi credo che possiamo essere soddisfatti. Dalla Calabria abbiamo dimostrato ancora una volta, Presidente, che le persone scelte da Berlusconi in Calabria, Iole Santelli, in Piemonte, Alberto Cirio, in Basilicata, Vito Bardi, in Piemonte, in Molise, Toma, sono garanzia di serietà, affidabilità. Di fare della politica di verità. Tu posso mandare un saluto? Grazie a tutti. Ho visto tutti i candidati di Forza Italia in tutte le regioni in cui la coalizione di centrodestra ci ha dato il mandato di presentare appunto i nostri candidati. In Calabria, grande risultato di Iole, e si appresta a vincere con una larga maggioranza, segna una donna di Forza Italia che ha dedicato la vita alla sua terra. Lo dico il profondo affetto che Iole merita, con la sua guida la Calabria, sono sicuro che diventerà l'emblema del riscatto del Sud, non sarà più una terra di inefficienza e di malaffare, sarà invece una terra di eccellenze da valorizzare. Emilia si può già affermare